bentornati sul canale. Sorpresa! Oggi Bookshelf Tour, finalmente ce l'abbiamo fatta. Era da oltre un anno che me lo chiedevate e finalmente con impegno e con tempo ce l'abbiamo fatta. Io spero tantissimo che vi piaccia. Fatemi naturalmente sapere che cosa ne pensate con un commentino. Vi mando un bacio e a voi i libri. Iniziamo quindi dalla parte alta dell'anta sinistra del mobile. Allora, qui abbiamo delle risme di carta fotografica e A4 e il manuale di ricette del Bimby. Qui c'è un taccuino con alcune ricette della Parodi, dizionarietto di francese, un libro di latino, Contentezza e Intelligenza e alcuni dépliant di mostre e palazzi antichi, cose così. Qui abbiamo tre manuali motivazionali molto simpatici, molto ironici. Falli soffrire di Sherry Argoff, Come diventare bella, ricca e stronza alla ricerca delle coccole perdute di Giulio Cesare Giacobbe, Amabili resti di Alice Sebold, in questa edizione a cui purtroppo mancano ben 50 pagine, un po' di cronaca italiana, in particolare la chiamavano Bimba, un ritratto di Anna Maria Franzoni nei racconti di chi l'ha conosciuta. Sempre della stessa edizione, quindi Strade Blu di Mondadori, abbiamo Gomorra di Roberto Saviano e poi sempre di Saviano abbiamo Vieni via con me 000 e La paranza dei bambini, con questa copertina tutta sbrilluccicosa a specchio con questa schiena super tatuata. Restando sempre in ambito cronaca abbiamo La mia storia di non amore di Lucia Annibali con Giusy Fasano e poi Mi sa che fuori è primavera di Concita De Gregorio, che è praticamente una raccolta di riflessioni e pensieri della mamma delle gemelline scomparse. Cambiando completamente genere abbiamo Le leggende del mare di Ettore Bravetta, Lioni di farfalle di Ivan Alexander, la serie Gli indimenticabili di Mondadori, che hanno queste copertine meravigliose, sono in edizione rigida, e abbiamo La figlia di Mistral, Attrazione fatale, Voglia di tenerezza, che è bellissimo, un libro ma anche il film, e poi Camera con vista, che io non ho ancora letto in realtà. E poi qui, un po' nascosto, abbiamo La Parigina, che è praticamente un libro che raccoglie tutti i posti che meritano di essere visti a Parigi, anche un po' fuori dagli itinerari solitamente riservati ai turisti. Passiamo al golosissimo scaffale del piano di sotto. Questi sono i biglietti dello spettacolo Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto, che sono andata a vedere a Roma nel periodo natalizio ed è stato bellissimo. E poi sempre in quell'occasione ho comprato una spilletta gadget che raccoglie tutti i quattro stemmi di Hogwarts. Questa è tutta la collana di Harry Potter nella prima edizione italiana, quindi sono molto fiera di ciò, ne vado molto orgogliosa, penso che sia una bellissima edizione, e quindi abbiamo tutti e sette appunto i libri di Harry Potter. E poi qui per completezza ho messo Harry Potter alla maledizione dell'erede, che in realtà io non considero un sequel appunto di Harry Potter, ma appunto perché questo era lo scaffale della Rowling. Poi sempre della stessa autrice abbiamo i due spin-off di Harry Potter, ovvero Le fiabe di Beda il Bardo e Gli animali fantastici, Dove trovarli, e poi Il seggio vacante, che non ho ancora letto. Poi, restando nel mondo fantasy, abbiamo un fumetto di Fraffrog, ovvero il fantastico pianeta che sta nel sistema solare, ma nessuno lo sa perché nessuno l'ha mai visto, che è molto molto simpatico e divertente. Voglio recuperare anche il documentario, che è la sua seconda opera. E poi due libri sui draghi, ovvero Dragonero e Eragon, che è il primo, appunto anche questo un po' nascosto, e il primo appunto della saga, che non mi ricordo come si chiama. Passiamo al piano di sotto. Allora, il piano di sotto comprende innanzitutto due gadget. Abbiamo l'anello di Aragorn e poi c'è l'unico anello, l'anello appunto del Signore degli Anelli. Qui abbiamo il Signore degli Anelli, quindi la trilogia completa in edizione prossurata, e poi abbiamo lo Hobbit, Relazioni pericolose. Poi il libro di Eri Chioba, DSI, il diario di una single incallita,
E qui ci sono un po' tutti i libri del circolo letterario di Richioba, quindi questo libro idealmente introduce appunto i libri del circolo letterario, perché io per un periodo l'ho seguito. E quindi abbiamo Memorie di una geisha, il famosissimo Io prima di te di Giorgio Moyes, L'uomo nel labirinto di Robert Silverberg, che è un libro bellissimo di fantascienza che vi super consiglio, Colazione da Tiffany di Truman Capote, altro grande classico, Miss Charity, l'amante di Marguerite Duras, e poi Buon Apocalisse a tutti di Neil Gaiman e Terry Pratchett, che chiude la parte dedicata al circolo letterario. Chiude la mensola la trilogia di Stephen Hawking dedicata all'universo, ovvero La chiave segreta per l'universo, Caccia al tesoro nell'universo, Missione alle origini dell'universo. Sempre a tema abbiamo C'è nessuno di Joe Steingarder, che parla appunto di questo ragazzino che trova un alieno nel suo giardino che lo fa riflettere sull'universo, ed è secondo me un libro meraviglioso. E poi la trilogia di Bartimeus di Jonathan Stroud, che purtroppo non ho ancora letto. E lì abbiamo Mammut, dedicato alle Mille e una notte, poi due edizioni bellissime di Verne, ovvero Viaggio al centro della Terra e Il giro del mondo in 80 giorni. Qui abbiamo un po' di Oscar Mondadori, ovvero Lo scudo di Talos, mentre di Verne, infatti dovrei scambiarli, 20.000 leghe sotto i mari, Il giardino segreto, che so essere molto amato da voi, Avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Qui inizia un po' di fantascienza con Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, due libri di Matheson, ovvero una raccolta di racconti intitolata appunto I migliori racconti, e poi il bellissimo Io sono leggenda con la copertina del film. E qui abbiamo un po' di edizioni giunti, in particolare Dracula di Bram Stoker con questa copertina che mi ricorda un po' Il segreto. Poi Cuore di tenebra di Conrad, La metamorfosi e lettera al padre di Kafka, e poi abbiamo L'angolino di Oscar Wilde con Il fantasma di Canterville e altri racconti, Il ritratto di Dorian Gray, Le De Profundis nella stessa edizione, e poi per mantenere la coerenza dei classici ho inserito qui Cime tempestose di Emily Bronte con questa copertina che non è niente di che, è semplicemente un'edizione scolastica. Del ripiano posteriore vi segnalo Piccole donne e piccole donne crescono, Notre Dame de Paris di Victor Hugo, un libro carinissimo dedicato a Simon Skett, che ha un canale molto seguito qui su YouTube, e praticamente questo è un libro tutto fatto così, tutto a disegni, è fatto tutto così. Un libro fotografico dedicato a Audrey Hepburn, curato dal figlio Sean, che appunto alterna fotografie e racconti che costituiscono i ricordi di Sean della madre. Quattro guide, anche queste in una vecchissima edizione, dedicate a Napoli, e abbiamo rispettivamente I chiostri di Napoli, Modi di dire napoletani, Il presepe napoletano e Il gioco del lotto a Napoli. Due libri di Ken Follett, ovvero Il pianeta dei bruchi, I pilastri della terra, che è un libro veramente bellissimo. Questo infine è l'ultimo ripiano, dove abbiamo I luminari di Eleanor Catton, Caduta libera di Nikolai Lilin, che è praticamente una sorta di sequel di Educazione siberiana, non mi ricordo, Mille splendidi soli di Hosseini, Origine della specie di Darwin, Storia di una ladra di libri di Zusak, Enigma di Clive Cussler, un'avventura molto molto simpatica, così virile, Prep, che mi è piaciuto moltissimo, e poi Angolino Alberto Angela con Una giornata nell'antica Roma, Impero e Pompei. Poi abbiamo Guerra e pace di Tolstoi, Nome della rosa, e qui purtroppo nascosti, vediamo se riesco a farli venire fuori, abbiamo il libro fotografico dedicato allo Hobbit, questo ve l'ho mostrato in un haul di qualche mese fa, e poi completa la collezione, la raccolta Tutti i segreti dell'anello, guida definitiva alla trilogia di Peter Jackson. L'ultimo ripiano contiene anche una fila nascosta, quindi una doppia fila,
da cui vi segnalo la serie di Elementare Papero che vi ho scartabellato nei vari unboxing, il grande classico Tre uomini in barca di Jérôme, e poi una serie di libri dedicati ai gatti. Abbiamo in particolare Io e Dewey, la famosa trilogia di Bob, che comprende A spasso con Bob, Il mondo secondo Bob, Un dono speciale di nome Bob, dove qui c'è sempre Bob però photoshoppato, sempre con un gattino rosso, il gatto che aggiustava i cuori. Passiamo adesso alla parte centrale della libreria, quindi proprio il corpo centrale del mobile. In questo ripiano più alto ci sono alcuni, proprio una parte dei quaderni, delle dispense, di alcuni moduli che mi sono serviti per l'università. Il ripiano di sotto analogamente è dedicato all'università, infatti è formato da due file, una nascosta dove ci sono dei manuali e una davanti dove invece ci sono dei libri che vorrei comunque segnalarvi. In primis voglio assolutamente consigliarvi Lo conto degli Conti di Giambattista Basile, che io possiedo in due edizioni. In questo cofanetto rigido, che è un'edizione critica, che è un cofanetto meraviglioso, e un'edizione invece più economica della Garzanti. È una raccolta di fiabe napoletane seicentesche su cui ho fatto la tesi di laurea, e ve le super consiglio perché contengono proprio le primissime versioni sia della Bella Addormentata che di Cenerentola. Poi abbiamo il Decamerone di Boccaccio, il Canzoniere di Petrarca, il Principe di Machiavelli, Lettere persiane di Montesquieu, l'Amleto, Garganto e Pantagruele, il Fu Mattia Pascal di Pirandello, che secondo me è un capolavoro, La coscienza di Zeno di Italo Svevo, che è altrettanto bello, mi è piaciuto tantissimo, Il giorno e le odi di Parini, Il canzoniere di Saba, La Divina Commedia di Dante in questa edizione molto elegante della Fabbri, Con gli occhi chiusi di Tozzi, tutte le poesie di Montale, tutte le poesie di Ungaretti e I Malavoglia di Verga. I libri sono sormontati dal mio tocco di laurea e qui c'è la corona di alloro che non rende vista così, ma indosso è molto carina. Se riesco vi metto una foto. Passiamo allo scaffale di sotto. E qui abbiamo La storia infinita, la trilogia degli Ire Morger che vi ho recensito, e abbiamo I segreti di Hep House, Folsham, L'ombra. Qui c'è anche il primo capitolo della trilogia del Tirling, in particolare The Queen of the Tirling, che è questa edizione molto molto bella, sembra un libro uscito dalla Biblioteca della Bella e la Bestia. Ed Rising, anche questo primo volume di una trilogia, credo. The Giver, il donatore. Il canto del ribelle di Joan Harris. La quinta onda e il mare infinito, ovvero i primi due capitoli della trilogia della quinta onda. La trilogia degli Hunger Games, di cui finora ho letto solamente il primo, che mi è piaciuto un sacco. Il cofanetto di Divergent di Veronica Roth, e qui sopra c'è lo zoom zoom del grillo parlante. Sempre della Roth abbiamo Carve the Mark, e poi qui incomincia l'angolo fantascienza, che inizia con Michael Crichton, di cui ho Jurassic Park. Il mondo perduto, che è una sorta di sequel, è sempre di Michael Crichton, Next, con questa copertina che mi ricorda Il pianeta delle scimmie. La fantascienza continua con Cronache marziane di Ray Bradbury, The Martian, sempre ambientato su Marte, K-Pax, e lì in fondo, un po' nascosto, c'è Contact. Passando allo scaffale di sotto abbiamo il manuale di letteratura latina e vari volumi di storia della letteratura italiana. Qui c'è la mia tesi, e poi qui dietro abbiamo un librone enorme di psicologia che si intitola L'effetto Lucifero. Qui invece abbiamo un po' di Feltrinelli in edizione economica, innanzitutto il Ciclope di Paolo Rumiz, e notate la finezza, l'ho messo accanto a un fermalibro a forma di faro, La scuola della carne di Yukio Mishima, Per 10 minuti di Chiara Gamberales, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, L'incredibile storia di soia e tofu, quindi anche questo libro dedicato
Ai gatti, Cari mostri di Stefano Benni. Sempre di Benni abbiamo Blues in 16, Ultimo Feltrinelli, Il corpo sa tutto di Banana Yoshimoto. Qui abbiamo il primo volume della saga di Percy Jackson, Firebird, la caccia di Claudia Gray, Rudolph il vampiro pirata, Il fiore della discordia, Il labirinto di James Dashner, Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke. I primi due volumi della serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket, ovvero Un infausto inizio e La stanza delle serpi. Restando nel mondo fantasy abbiamo poi Il cimitero senza lapidi e altre storie nere di Neil Gaiman. Qui abbiamo Regina rossa di Victoria Aveyard, che notate la finezza ho messo insieme ad una tiara, e qui accanto c'è il famosissimo Fallen di Lauren Kate. Accanto abbiamo i primi due invece della trilogia di Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali di Miss Peregrine e All of City, sempre di Ramson Riggs, il libro I racconti degli speciali. Qui abbiamo la mia adorata Befanina, che è in realtà un porta segnalibri. L'ultimo ripiano della parte centrale della libreria è formato da due file. Abbiamo Il profumo di Sue Skind, Brooklyn, Zanna bianca di Jack London, L'isola del tesoro, Melville, Moby Dick, Jane Eyre della Burr Deluxe, Il vecchio e il mare di Hemingway e La boutique del mistero di Dino Buzzati. Poi abbiamo Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, Lo strano mondo di Carrie Pilby, Vita di P, Passeggeri notturni di Caro figlio, Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, La casa dei sette ponti di Mauro Corona, Il mosaico della vita, che mi è stato inviato dall'autrice Lucia Santucci, che saluto e il libro ve lo super consiglio, Le braci, inviatomi da una mia adorabile follower Sara, che saluto, Una famiglia per bene di Danilo Campanella, mi è stato inviato dall'autore, che saluto e ringrazio. Poi continuiamo con un po' di fiabe classiche. Abbiamo Canto di Natale di Charles Dickens, qui completamente a caso Sogni di sangue di Lorenza Ghinelli, che veramente, cioè, Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, Firmino di Sam Savage, che non credo sia molto conosciuto, però in realtà è una storia molto carina. Poi Il grande Gatsby, La fattoria degli animali di George Orwell, Le avventure di Pinocchio, che è stato uno dei miei libri preferiti dell'infanzia in assoluto, La gabbianella e il gatto di Sepulveda, Il piccolo principe, che è immancabile in tutte le librerie, Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joël Dicker, e poi abbiamo due mini mammut, ovvero una sorta di raccolta di Dostoevsky, poi Grandi speranze sempre di Charles Dickens. La fila invece posteriore dello stesso ripiano abbiamo innanzitutto L'angolo della mia amata Bianca Pizzorno, ovvero Polissena del Porcello, Ascolta il mio cuore, Diana Cupido e il Commendatore, Parlare a Vanvera e La casa sull'albero. Poi abbiamo questo libro scritto da Alfonso Signorini, dedicato a Marilyn, che me l'ha fatta abbastanza, me l'ha resa abbastanza antipatica, ecco. Quindi se non volete rovinarvi il mito non lo leggete. Il mio amato Un cappello pieno di ciliegie di Oriana Fallaci, L'amica geniale e storia del nuovo cognome di Elena Ferrante, L'estate dei fantasmi di Sandra Mitchell, Le correzioni e libertà, che sono fantastici, La ragazza danese qua, The Danish Girl. Poi abbiamo Romanzi brevi di Thomas Mann e il famosissimo Circo della notte di Erich Morgenstern, che a me sinceramente mi ha fatto impazzire. I libri riprendono qui con Lo scaffale del mio amato thriller, e abbiamo Adesso hai paura, che è un bel thriller, ve lo consiglio così per staccare un weekend, Il piede di Federico, che me così così, due libri di Dan Brown, ovvero Il codice da Vinci e Inferno, Il mio amato La verità sul caso Enrique Bert di Joël Dicker, adorato, La psichiatra di Wolf Dorn, piaciuto, Dieci piccoli indiani e Nella mia fine il mio principio di Agatha Christie, La pazienza di Maigret e Maigret e il signor Charles di Simenon, Il progetto Atreus, che credo sia una sorta di remake del Codice da Vinci, che io ho abbandonato e non ho mai ripreso, Io uccido di Giorgio Feletti e L'inganno della luce, Lo scaffale dedicato interamente a Stephen King, iniziato a leggere quando ero piccolissima, abbandonato per un periodo e poi ripreso.
Abbiamo 22-11-63, Misery, It, che è un capolavoro, leggetelo, Pet Sematary, Cose Preziose, Il Miglio Verde, 4 dopo mezzanotte, volumi 1 e 2, Stagioni diverse, che contiene il racconto L'allievo, ma anche quello da cui hanno tratto il film Le ali della libertà, Carrie, Le notti di Salem, On Writing, che è un saggio e questa è la prima edizione italiana, e poi lì dietro abbiamo Mucchio d'ossa e completamente nascosto Gli occhi del drago. Abbiamo anche La bambina che amava Tom Gordon e A volte ritornano, che praticamente potete capire quanti anni ha dal suo aspetto, perché è veramente un libro super vissuto. E questo era il Bookshelf Tour, io spero tanto tanto che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!